Vista vero bella, eh? Giusto ora che avevi tante cose da sistemare, piglia e morse. Non si ci può credere. Ma mi misero pure un vestito buono, le scarpe rosse, e mi fecero tutto liscio e pettinato. Manco se mi avessi a maritare di nuovo. Maria, sto volando. Certo, capita le corine. Però in sta banna le cose si vedono meglio. Niccolò, e che fai solo e a così triste? Eh? Sempre con tia sto. Di buono è buono, non me ne vado, capisci? Queste faccerie qui si torna nero quando era solo. Che voglio, che sembra così. Ma quando partivo si avviano a maritare. Io dopo che la convinci. Sì, ma così, ma diceva sempre che voleva fare l'attrice. Allora però un finiva fino in America. La poteva fare pure a Roma l'attrice. Pure un capo veramente poteva fare. Ora pronobis peccatore. Quando è che mostra la figlia venne l'orzo Natale? Giussina era mica figlia mia. Saranno quasi 25 anni. Grazie. Povera figlia, crescere sola con sto nonno. E meno male che c'è Natale da Pettinismo. E conferma in noi la beata speranza che insieme al nostro fratello Natale risorgeremo in Cristo a vita nuova. Il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e lo regna con te, con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Io dalle l'attrice a trovare. Condoglianze. Il dolore di questa perdita è stato immenso per tutti noi. Sentite condoglianze, Rosina mia. Ma mi capisce l'italiano? Sì, grazie. Scusi, vorrei vedere mio nonno. Ma certo, certo. Nella stanza sua. Condoglianze, Rosina. Condoglianze, Rosina. Pare semplice, va. Se era semplice, se pigliavo da sé. Qua con zoppo, all'anno zuppichia. Sa chi ne fa ora di sta casa? Capace che la sa perdere, peccato. America, può darsi che è diventato ricca e manco ci pensa più. Rosina, Rosina, ma che fai? Non mi puoi sentire? E non chiancere, sangue mio. Ecco perché quando uno muore, la gente chiance. Se tu mi potessi sentire, ora un chiancesse. Ciao, sangue mio. Vedi, sono vicino al molo. E là in fondo c'è la nostra casa. Tutto restò lo stesso. E tu, come stai? Eh? Ogni giorno io taglio il mare. Di l'altra banda c'è l'America. E ci sei tu, Rosina mia. 14 anni che partesti. Sono vero assai. E io taglio le fotografie della tua comunione. E mi sembra ieri che mi raccontavi che volevi fare l'attrice. Io ti voglio fare una sorpresa. Ti faccio vedere tutti i posti dove crescisti, eh?
quando fanno queste cose alla televisione, tutti si mettono a dire, a chiancere. Io te lo dico prima, che in questo filmino non si piange. Vita mia! Qua, mi fai un favore, vedi se quello funziona, come viene. La telecamera? Sì, sì, la telecamera. Aspettasse che via, eh? Buono, bene, buono! Ecco. Quello che la sa in sospeso, lo sistemiamo insieme. Ne capiamo? È un amico mio il notaio. Per la successione e per tutto il resto devi stare tranquilla. La ringrazio molto. Ci mancherebbe altro, per Zio Natale e per Tia. Questo è il minimo. Ma tu ti fermi un po'. Ma una decina di giorni. Tempo di sistemare le faccende burocratiche, mettere tutto in vendita e poi riparto. Qualsiasi cosa, non è che deve fare complimenti. Per noi è un piacere. Grazie, nessun complimento. Ma tu sei sempre attaccata a quella telecamera? Certo, sto facendo un film. Un film? Sì, vabbè, però se le dà fastidio la spegniamo, vero? No, ma figurati, nessun fastidio. E di che cosa parla questo film? Boh. Ah, i segreti? Beh, giusto, non bisogna mai rivelare la trama del film, fino alla fine. E va bene. Amoni, va. Lasciamo la signora tranquilla. Amoni. Lo sai, quando è che io taglio a lasciare, quando la vita mia. Mi scusi, eh. Ma è da stamattina che ci penso. Ma all'elementare che andava Paolini? Sì, perché? Lo sapevo. Se la ricorda la recita di carnevale della Quinta? Veramente no. Auri, facevo l'albero. Scusami, ma proprio non ricordo. Papà! Ma come? Me lo ricordo io a sto cerolo e tu te lo scordasti. Senti, per noleggiare un'auto. E che problema c'è? Ce la porto io. Ah, bene. Grazie. Ma per piacere, dammi del tuo. Ma vero? Certo. E tu? Insomma, papà, Amoni o no? E che facciamo? Non la salutiamo la signora? Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Niccolò, staccia appresso a tua pace, che se no chisto di nuovo a minchionisce. Passo le notti in terra senza sonno.
Tu metti che così non sapevi niente che c'è Natale ti avvia la vaica. Vabbè, chi da attrice, chi andava a fare la vaica? Sì, però se decidi di venire, sono di pacata alla cangene. Cosa mai diremo, Angelo? Veremo. Che veremo? Se tu invece mi avessi dato conto... Ma che ci dici a Zio Natale? Mettimelo per scritto che mi stava andando a vaica. Ma... Perché? Chiedere che era vergogna? Invece, siccome tu sei sempre solo, tu ne siamo a repunte a capo. Ma che dici, Angela? Che dico? Dico che se torni a rubare stavolta in carcere ci arresti. Andando con tutte le sette che avanza, li leva tutte le cose se vuole. E va a finire in mezzo a una strada con questi piccerini. Angela, cazzo, ti paghi un cinnè. Se tu mi facevi lasciare un pugilato, arragnava buono, lo sai. Ancora, dopo 10 anni, ancora con sto pugilato. Ancora, dopo 10 anni, sì. Perché? La verità è che stavi a lasciare a mare già sopra, chi sarà la verità? Ce l'ho così tu eri contento. Mattine, va. Angela! Che assurda sta cosa, scusa! Angela! Ma quali Angela? Ma finiscila! Mi sembra così. Ma perché è buono quel film, va? Vero, è buono in televisione se bestisciano sempre. Dici tu? Antonio! Uè. Salvo! Ehi, Salvo! Ehi! Che fu? Che fare stiamo pomeriggio? Pomeriggio? No, perché? A nipote di Natale Giacalone. Ci serve un sensale. Vabbè. Ti vedremo più tardi? Vedremo più tardi. Ok. Ciao. Ciao. Ah, Antonio! Oh. Suca! I already told you I'm not available anymore. He is a producer like anybody else, not so important. No, Alan. Maybe I need to change agent. You offer me the same stuff every time. Oh, yeah. Every time you come for me, tell us how good I am, but... Oh, yeah. I got it. Understand. When is the audition? Listen, send me an email with the scene and we'll see. Okay. Yeah, I'll let you know. Bye. Te lo immagino abitare qua. Mica che bello. La compriamo noi le case di Zio Natale. Magari. Vabbè, metti che vinciamo il Superenalotto. La casa è di valore, signorina, su questo non c'è dubbio. Il posto è magnifico. Anche il magazzino, c'è da fare qualche ritocchino, ma è bello grande. Io già le posso dire che Don Tano Giacomazzi è interessato al 100%. E quanto offrirebbe? Ma io questo non glielo so dire. Però mi ci faccia parlare. La stessa fara mia, che Don Tano Giacomazzi le fa un'offerta che in tutta Trapani e provincia di meglio non ce n'è. E quindi riusciamo a concludere prima che io parta? Sì, garantito, senza nessun problema. Potrebbe vendere anche la barca, allora? La barca... Ma non ti interessava a te, Salvuccio? Certo, la barca... Però io non è che so quanto vale. Va bene, allora fate una stima, così poi mi fate sapere. Accordatevi. Sì. Tieni. Che cos'è? Non lo so, l'ho trovata adesso nel magazzino, c'era scritto per Niccolò. Ma per andare dal notaio? No, ancora un poco di tempo c'è. Facciamo che io accompagno Antonio e torno. Va bene. Ma questo non sono i filmini per te? Per me? Ma io non ne so niente. Ma come? Li abbiamo fatti apposta. Papà, Zio Natale non ce l'ha mandati. Signorina, io la saluto. È stato veramente un piacere. Io glielo confesso. Al cinema non ci vado. Però sono sicuro che io a lei già l'ho vista. Non credo. Io prevalentemente faccio teatro. Poi i miei film non sono mai usciti in Italia. Faccio cinema indipendente. Ah, cinema indipendente. Beh, se io già l'ho vista e i suoi film qua non li fanno, allora è veramente famosa. Tesoro! Mi fa vedere quelle cassette? Sono proprio curiosa, vediamo. Di nuovo, signorina, arrivederci. Arrivederci, grazie. Natale Giacalone. Io sogno.
E tu così? Ho trovato le sue telecamere nell'immondizia. Vero, Rice? Eh sì. Ciao, ciao. No, non c'è bisogno. Io la volevo solo restituire. Ciao. Vabbè. E come lo sai che questa è la mia telecamera? L'ho vista dalle immagini. E chi ti ha detto che questa è la mia casa? Dalle saline. E gliel'ho chiesto un salinaio. Bravo. Meglio un poliziotto. E chi sta? È accesa? Sì, accesa. Bene. E che auto c'è dove nasce al Salerano? Gli ho fatto vedere la vostra faccia. Sul video. Mi ha detto che lo conosceva. Allora c'è la facciazza di quel cornuto che mi ha rubato la telecamera. Se lo piglio, ci storcerio il coggio. Non lo so. L'ho trovato e gliel'ho riportato. Si vede che sei buono e educato. Tu lo sai perché voglio usare questa telecamera? Io voglio mandare i filmini in America a mia nipote. Lei fa l'attrice. Ti piace il cinema? Sì, però non ho i soldi. Non ci vado mai. Peccato. Allora non hai visto la mia Rosina. Ora ti faccio vedere le fotografie. Piglia e se n'è andato. E io restai con il desio di stare un po' con compagnia e di parlare ceritia, Rosina mia. E poi che cosa è successo? Ora la vedi. Curiosa sei. Allora vero è che Eugenia mi ha fatto tornare tutto vicerito. Forse avevi un fatto buono che le cassette non te le mandai. Ehi, a te la cercavo. A te. Aspetta, non ne vai. Non scappare, ti portai la telecamera. Vieni. Non è che devo scurare appresso, eh? Te la voglio regalare. E l'hai lasciata accesa. E che ne saccio? Ma tu perché scappavi quando ti hanno portato la telecamera? Perché? Mia madre mi dice sempre di stare attenta agli estranei. Ma perché non l'avevi riconosciuto? Sì, Natale, che era strano. No. No, certo. Ma te ne faccio vedere altri filmini. Muoviti! Cammina! Ai, mi zittaste! Cammina! Che dici? Vieni con me in America a fare regista? Magari, Dio. Mi piacesse. Qua l'America, lui messa deve servire. Vabbè. Ma lo butto a fare il grighetto. A così rispondo Parrino. Ma, Don Peppe, come siamo? Ma insomma, Rosina, vedi, stiamo provando la processione dei misteri. Chissà tu a Hollywood quanti attori che conosci. Certo, chissà pure attori sono, chi ti pare. Certo, sono tutti giovani, tutti di qua, ma bravi però, bravi sono. Immagino. Peccato che me la perdo la processione. Come te la perdi? Non ci vuoi dare la soddisfazione che una paesana nostra, famosa in tutto il mondo, non è presente alla processione? Ma purtroppo quel giorno ho un provino a Los Angeles. Un provino? E non lo puoi spostare. Adesso fermo tutta Hollywood per una festa di paese. Scusi. Una festa di paese. Salvuccio, l'hai sentito? Qua vengono turisti da tutto il mondo. Americani poi si perde un conto, si perde. Rosy, ma tu una volta lo potresti fare, la Madonna. Tu qua ci nascisti, tutti ti ammirano. Pure il sindaco ti ammira. Questo mi fa piacere, ma proprio non posso.
Don Bè. Don Bè, pegamo a fare questa croce. Come facciamo a fare questa croce? Mi stanno carenno. Un signore quando era in croce ci stava come un pascià invece. Io capisco, ma sono stanco. Te lo regalo, però mi deve promettere di aiutarmi a fare i filbini per la mia Rosina. Promesso. Così lei sa che Ka sa può fare il cinema. Non deve stare in America per fare il cinema. Ma che film facciamo? Non lo so. Tu che dici? Ma vediamo cosa viene. Buono. E però se vado a casa con la telecamera, mia madre mi finisce legnata. E perché? Lei chissà che me l'hai regalata, gli sembra che l'ho rubata. Ah. Allora, andiamo a casa tua e io ci spiego che dobbiamo fare questi filmini. Hai riposato? Ora magari sì. Mi facesti correre, mannaggia a te. Amore, ne va. C'è permesso? C'è permesso, signora? Prego. Ah. Buongiorno, sono un grande amico del suo marito. Ah, sì? E quanto è che conosce a Salvo? Tanto tempo, tanto tempo. Da quando papà faceva il pugilato. E tu come lo sai che neanche eri nato quando papà faceva il pugilato? Ah, Salvo, amico mio, come siamo? Come stai? Portai la telecamera, quella che non sei riuscita a venderla perché era un modello vecchio e ce l'ho data a tuo figlio. Ah, e tu sei contento? Sì, sì. A te solo chissà ti mancava per finire di studiare, non è vero? Sì, va, va, va. Angela mia, vieni qua. Un pesce fresco mi regalato. Ma quanto pesce ti hanno regalato? Hai già tutte cose ci regalano. Non sai che fa, vuole favorire? Magari, grazie. Sei stato bravo a restituire la telecamera, lo sai? Io vi volevo ringraziare. Veramente, avete pensato a tutto voi. Che dici? Zio Natale era di famiglia ormai. Sì, era vero buono come pane, mischino. Diglielo a Rosina della barca. Io ero disoccupato. Angela pure. Eravamo pieni di debiti, Rosina. Siamo, noi eravamo. E infatti zio Natale mi aveva messo a lavorare sulla barca. Diglielo. Che Ido mischino ci voleva combattere più. No, anche ci aveva lasciati e ci girava la testa. Quindi. Quindi gestivi tu la sua barca? Più o meno. Ora non è che eventualmente puoi portare un po' di frutta o mettiamo a centro tavola? Ah? Eventualmente, sì. Eventualmente. Aiutiamo a sparecchiare, va. Va bene. Guarda, questa è Sara che si è sdirrupata con i pattini sopra la cacca delle mucche. E chi è Sara? La tua amica del cuore? Sì, neanche con la doccia se ne voleva andare la puzza. Addirittura. Ma questa l'hai fatta tu a casa? Sì, sì. Che brava che sei. Complimenti. Grazie. Qua mai nessuno che me lo dice. Pare che tutte le cose sono dovute. Girare conto, vai. Io sempre ce lo dico che è brava. Pure io, a papero. Sì, sì. Mentirò in me. Battine, va. Senti, Rosina mia. Tu sposata sei? Io? Sì, sì. Ero sposata. Ci siamo lasciati da un pezzo. E buono faciste. Prego, prego. Un paio di complimenti, Venga. Buono. Scusate. Via.
Lucia fece schifo sulla strada. Rosina, che hai? Che ci aspetta a dirci la vacca? Mentre si lancia, ci domando. Ti sei calma? Ma... la voglio vedere tutta sta cosa. Ma com'è che la cassata ti fa lanzare? Non lo so. Quando la faceva mia madre mi piaceva. Ma neanche di quando giocavamo a nascondire dentro la chiesa, ti ricordi? No, veramente no. Ma come? A me mi rimprovi perché mi butta a fare il chirichetto. E tu che giocavi a nascondire in chiesa? Stai muto, tu. Anche quella volta fai gnana. Dai, per festeggiare le pagelle. Ma se ti abbocciavano sempre. E ti mettia, tu, ma sempre che parli. Dai, quando la maestra viene si è suonata sola, non ti ricordi? Quel giorno sono morti i miei. Ah. Scusa, Rosina, non ci pensavo. A dire il vero non lo sapevo, scusa. No, ma... non ti preoccupare, è successo tanto tempo fa. A mia mi pare ieri. Era precisa a tia, Tomazza. Figlia mia, com'era bella. Quando morì aveva la stessa età tua di ora. Ma c'è mo corna, eh? Sai... faceva una cassata speciale. Manco a mia moglie, buon'anima, ci riusciva così. Poi la comprava da Ignazio, ma costava assai e a te non ti piaceva. E la legge un minchione. Quando le cose ce l'hai, non te ne accorgi. Quando non ce l'hai, ti chianci. E poi, io dico che se uno può campare facendo una cosa che ci piace. E certo. Però ci vuole impegno. A te che ti piace? Un po' niente. Ma che dici? Come un gelato mi piaceva. Ma se sapeva di venire a questo sconcoruto, ti pare che lo lasciava? E tu che puoi fare? Cucina, ma... boh, non lo so, perché lavoro a fare il cinema. Eh certo, in America. Ca, chi lo sa? Allora ci devo andare io da Rosina a fare il cinema. No che lei viene qua. E te ne vai pure tu? No, no. Piuttosto fai un altro travaglio, va. Io ne ho fatte tante nella vita mia. Ho fatto un pescatore, il guardiano del faro, un salenaro e un marinaro. Fui il primo a portare i turisti a Mozia, questa barca. Adesso non posso più. E tu, Salvo, ti piacesse? Ti piacesse? Ma io? Sì, sì, sì. Puoi guadagnare buono. La barca si deve mettere a posto un poco, però... eh? Ma vero dico che sia? E che faccio, babbio? Allora? Va bene. Va bene. Perché è come una femmina, vuole delicatezza e tanta attenzione. Ma quanti ne avete fatti di questi filmini? Un sacco. La tiene sempre accesa. Una volta per sbaglio ha fatto un filmino a due che di nascosto facevano cibicio. Il signore prima lo voleva prendere a legnata, poi ci ha dato dei soldi per averlo il filmino. Appena Nicolò gliel'ha dato, l'ha rotto tutto. Boh. E con quei soldi ho comprato 20 cassette. Vabbè, mi vado a cambiare e scendo, eh? If you want me, you have to catch me now. If you want me, you have to catch me now. Mettiti proprio indietro, riprendimi tutta. Ok. If you want me, you have to catch me, man. Ti sei fatta male! Ma non ci viene la prova? Se vuoi, mio padre faceva pugilato. Ti può dare una mano?
If you want me to catch me, man. Ha, 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 ha. Mettiti là, riprendimi tutta. If you want me to catch me, man. Ha, 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 ha. I compiti delle vacanze li avete fatti? O ci dobbiamo ridurre sempre all'ultimo momento? Sta recitando una poesia in inglese. Io la riprendo, così poi si può correggere. Questa poesia si deve ripetere ballando? E così è. Fammi sentire come sei brava, va. If you want me, you catch it in man. A mio mi pare che c'è scritta così. Che c'entra? Si legge diverso da come è scritto. È inglese. E pure la Rosina la dice così. Sì, è vero. L'ho registrata. L'hai registrata? Dai. Viremo su con Eletta, signora Vinci, dai. Io voglio solo quelli di Billabong. E ci scrivo io Bingo Bongo. Senti, ma se io volessi vedere sto filmino, come si fa? Lo so prendere il papai. Mi aiuti? Non riesco a fargli fare il giro. Aspetta. Dammi qua. Di nuovo. Grazie. Prego. Lo vedi che è brava? Sì, brava. Dai. Che non hai messo muscolare. Dovrei fare un po' di pesi. Che gran viso che ci vai questa esalea, chissà. Come? Sì, Natale, ci credi come una passo. Mia madre vuole vedere dove è Rosina e papà mi incheggiano. Non è che questa storia finisce a schifo. A posto, Martina mia. Disgraziate tutte voi, padre e figlio. La piccerina si poteva rompere la testa e i che fanno un filmino. Angela, Amoni, non si avvicina niente a piccerina, la sa dire. Niente si sembra così apprensiva, prima io. Tu, è meglio che vai a fare i compiti perché se ti bocciano io ti rompo l'ossa. E tu, ma vuoi dire se qua hai rispettato con la scongiuruta che state tutti io e non semola, eh? E va di ricava. E non è mantenere buona sta picciotto o no, Angela? Ovvio come ti stai tenendo buona, sattici famoso, stai virendo! Che stai dicendo? Che dici? Lo sai benissimo. La sa perdere, sai, va, la sa perdere. Ah, lo saccio? E chi saccio? Saccio di dar raggio per qualunque fesseria. Servo, ci presentaste Antonio. Che fa? Ci vuoi presentare pure a chi dove si accatta la vaica tua? E chi sta dopo ci rase? Ci rase, come se ci rase. Idra, questo ricco non ci vuole sentire. E tu che fai? A poi ti fare il box, a poi ti ricari già. Fai, salvo, fai, sei buon mio, fai. Mi sembra che vi sciarriate, ma non va butta. Uire. Mario! Tipo! Mi va
vai a mangia! Amoni, aia! Hai visto che bella? Questa statua rappresenta un giovane, vedi, virile, bello, forte, no? Da lì, ora fa che tu che ne capisci. C'è questo abito proprio scolpito nel corpo, proprio come una garza. Lo vedi con queste incisioni del marmo? Bellissima. Si vede tutta la plasticità del corpo, no? Certo, chissà quanto ci hanno messo a farla. No, chissà quanto era bello il modello. Vabbè, però con la gonna. Questo che era un poco finocchio. Quando ero piccola venivo sempre a giocare qua. Vedi là? Mi immaginavo che dalla strada punica arrivasse qualcuno a portarmi via. Ma scusa, io sto qua che non c'è mai nessuno, aspettavi. Che vuoi fare? Poi certe volte quando c'era bassa marea invece ci venivo a piedi. Non lo so, mi piaceva camminare nell'acqua. E perché venivi sempre qua da sola a giocare? Perché non mi parli un po' di te? Io? Uh-huh. E io che faccio l'attore, che c'ho da raccontare? Ah, non so, di quando facevi il pugile, per esempio. A 22 anni ho combattuto per il titolo europeo di Welter. Uh-huh. E ho perso. Fini. Finio? Come finio? Fino alla sesta ripresa andavo bene, eravamo pari. Mm. E poi questo mi ha tirato un montante. Io mi sono rialzato, l'ho colpito allo zigomo. E poi non mi ricordo più niente. Dall'immagine pare che mi ha tirato una testata. E tu non potevi chiedere una rivincita? Sì, vabbè, però ero stato 2 settimane in ospedale. Angela era incinta di Nicolò. Che colpa mia, allora? Te l'ha chiesto lei di lasciare, no? Sì. O forse no. È che uno cresce, pensa alle responsabilità. Ma quando non devi dare conto a nessuno, e cosa le fai così, senza pensare? Almeno tu, con tua moglie, hai costruito qualcosa. Sì, debiti pure De Fradici. Cosa? Ma che fatto, ricordi più il siciliano? Io pure De Fradici. E Budella Fradici, Rosina. I nervi. Cose che ti tieni dentro e ti fanno male. La prossima ti faccio chiovere in testa, ne capiamo? Lasciamo tutto così, va? Che è meglio. È fortunata, Angela. Gran fortuna. Andiamo, va? Mm-hmm. Andate, andate, cascurò. E tu, Rosina mia? La vita non ti ha insegnato niente, che vai cercando l'osso dove già c'è un cane. L'amore è come il cetriolo. Comincia sempre dolce e finisce amaro. Mi voto e mi revoto sospirando. Ora canta la tua, Mi voto e mi rivoto senza sonno. Ma non è così! E lo so, mi sono scordata! Devo ripetere secondo me. Mi voto e mi rivoto sospirando.
Passo le notti intere senza sonno e li bigizzitoi valgun d'imbranno. Li passo di la notte sino a dioino. Ci accantava sempre a Rosina quando era piccola per farla dormire. Ci piaceva assai. Quando non ce la cantavo, me la chiedeva sempre, sempre. Mi dà un'altra arancina. Ora, ora abbiamo finito. Vedi, se mangi così diventi un'arancina con i piedi. Non è vero. Era vero assai come veniva a Eric. Sì. L'ultima volta era con mia moglie. 20 anni fa, minimo. Questa è la vita, che c'è da fare? Rosina sempre ci voleva venire qua. Dice che quando c'era nebbia, il fantasma di suo padre si incontrava qua con il fantasma di sua madre. E se ne stavano a passeggiare. Perché qua si sono conosciuti. Cos'è le biccerite? Secondo me le persone che muoiono non se ne vanno. Resta. Solo che non li possiamo vedere. Anche zio Natale. Sarebbe bello se fosse così, no? Dai. Cerchiamo il carino per Martina. Sono sicura che le piace. Se non ti ricordi dov'è, ci porta un'altra cosa mia sorella. No, no, aspetta. Ha conservato tutto. Pure a me piace conservare le cose di quando ero piccola. Si vede che hai dei bei ricordi. Neanche qua c'è. Forse là. Grazie. Ma che sei tu questa? Neanche qua c'è. Io? Ma che dici? Ma che sei pazzo? No. Però sembravi tu. Senti, fai una cosa. Vai nella stanza di mio nonno. Può darsi che l'ha messo lì. Faccia la finestra, fuori di ca, e c'è un padre cuccio resta, fuori di ca, la bucca va la salienta, e c'è un mondo che aspetta. La Rosina, ah, perché non viene? Ma dice che sta male. Dove è male? Perché a te ti dispiace? E stai dicendo? Chiedevo. Fuori di ca, senta faccia la finestra, fuori di ca, quando il cuccio resta fuori di caldo, tutta mano sta rienta, e c'è un mondo che aspetta. C'è una terra di già voglia di cirino, c'è un ricchino che ha venuto in un mondo, c'è magari un cucato ma raggia del mondo, chi non capo tanto di che strada non c'è mondo, ma fa più coraggio sempre non avere scanto, passa delle spalle vecchie scaccia di lamento, scuro il mondo sangue scuro il piano ti consola, occhio caro vero e come sento caro sola. Vai in una la sua forza, usare mente la saggezza. Guarda, c'è vestito di mio cugino. Mi è vero. Non è vero. E invece sì, li riconosco. Non è vero. Anche se è vero, che male c'è? Ma no, che non è vero. E invece sì. Puzzona, sei una puzzona. Tu sei una puzzona. Ma che succede? La piccolina, la piccolina mia. Che c'è? Dice che ho vestiti di sua cugina.
I vestiti di sua cugina, ma come può essere se ce l'hai addosso tu, eh? Guarda che bella che sei. Saranno uguali, tesoro mio. Ecco. Guarda, c'è Rosino, vai. Tesoro, che c'è? Che è successo? Ti piacciono, amore? Che faccio, gioco io con le amiche tue? Guarda che mi ha regalato Rosina. Uvitti, uvitti. Già che resti con la bicicletta. Seccare pure cucchisse, qua che sta cangia. Mamma tua, come sempre. Guarda che se non cade non imparerà mai rialzarsi. Tanto lo trova sempre qualche babbasonazzo che l'aiuta se cade. Che dici? E tu? Tu stai facendo cammino a mattina? Almeno se fa qualche cosa sto trofeo. Mi sembra giumato. Papà, piglia facchetta in cucina. Vabbè. Sai che pensava? Ma se tu visti poi tu cavalca a Mozia, c'eravamo una fedda di cassata. Ah, ci facevamo pagare il biglietto un po' che assai. Che erano idea, un genio tuo marito. Sì. Però, tutte brave, sai mai sarei pisa che rinere la voce? Bella pensata, complimenti. Vai, vai, comincia, ce l'ho. Fa la tua cassata se ci arrivi. Ah, lei si fa sì. Angela, ma se uno vuole fare una cosa, non puoi dire sempre, vai, vai, cominciaci. Bravo, ma mi scongi che eravamo dei pecciriggi ora. Pecciò che fa? Tanto uno lo sape come si. Non ti fare incazzare, uno non fa più niente. Sennò poi, mica, ti metti una fungia riccata in faccia. Certo. Perché ora se tu non vai niente è colpa mia. No, è colpa mia, Angela. Chissà nuova, eh. Tu insegna l'amica tua, l'americana. Per favore, sei buono, va. Ci fosse una volta, va. Angela, una. Che mi recisti bravo, avanti, insisti, continua. Sempre a farmi capire che non c'avevi ferucia. Ferucia? Ferucia che savire? Ma se che bella pensata la palestra tempo un anno ti facessi buttare tutte le solite. Pare che ti piaccia. Che ti piace avere ma così. Sai, tu. Fire che siamo a neapri e debiti. Don Dano se vuole mi leva pure i vestiti. E tu piuttosto che sistemare ho fatto la vecchia mi facendo un minchione. Non ti preoccupare. Non mi preoccupo, no? Perché tanto se voglia minchiona saccio fare pure io. Sapere fino a tutto questo schifo. Mia madre non sta in America dove tutte queste cose sono normali. Pure il film di Rosina, tu sapevi tutto. Ma non ti preoccupare, io non dico niente a nessuno. Però me lo fai un favore, siccome questo dentale non è una persona buona. Gli dice Dio che se lo chiama. Ora vedo se ci posso mettere una buona parola. Che fai? Niente. Ma te ha buttato? No, è mamma arrabbiata. Mi dice sempre non fare questo, non fare quello, la stessa stessa cosa. Lei vedrà a mezzo bene, ma sembra con tia come a tre. Mischina, certe volte è così. Ma con me sembra così. La ricciotta era diversa. Ora, a pensiero. È che ha visto il filmino della palestra. Sennò non succedeva niente. Poi se è vero che sarebbe ciliegia. Perché non è bello essere ciliegia? Crescendo i cristiani si scordano che erano ciliegia. E non giocano più, lo sai? Certo, già non si gioca. Cutorisse. Invece non c'è niente di male. Anzi. Non si deve smettere mai. Se no chi ne resta da vita? Perché è brutto essere grandi? Per te sarà bellissimo. E poi tu te ne vai in America a fare un regista, o no? Vabbè, va. Perché? Eh? Se lo puoi desiderare, lo puoi pure fare. Lo capiste? Sì, capì. La Rosina è tutta accesa, vado a vedere che fa. Come vai, Astura?
che stai facendo? Occhio ci metto, perché un legno è sicco. Salvo! Andò. T'ha parlare 2 minuti. Parla. Ma tu un naugio che fare? Ma a te, ne va! Ma perché uni come se ne va a dire? Perché t'ha parlare? Parla. Allora, Don Dan, dici che è a casa, e a vaica se la catasseggio. Sì. E poi a vaica te la sassatia. E magari pure a casa, se ti fai persuaso a travagliare peggio. Una cosa per me, lo sai. Ma come una cosa per te? Salvo, c'ha ragione. Se Don Dano si accatta tutte cose, ci metto uno re feroce. E tu che fine fai? A fine resuccia. Capivo, andò. Fammici pensare, va? Pensare? Ma che a pensare, Salvo? Quello tu fossi tranquillo, baragnassi buono. A tempo di siccità, ogni fondana leva sito, no? Certe volte è meglio morire di siccità. Chi dice? No, non a dire così. Perché chi duchi stiorno si schifia, domani sa di sì. Facciamo che mi resiste sì e ne vediamo caffè. Antonio, io non ti resiste sì. Proverbio per proverbio. La scelta non da gabbia. Non canta, amore, canta per rabbia. Ni capemo o ni capemo. Allora, un caffè non vediamo però, sì. Amore. Ho visto Antonio. No, non firmare niente. Non firmare niente. Poi ti spiego. Ok, ci vediamo sotto dal notaio. Al telefono non posso parlare. Ok? Ora, te può arrivare. D'accordo, ciao. Amore. Sbagliato a portarti a Antonio. Quello se ci firmi la delega su dal notaio, viene tutte cose a lontano. E vabbè, basta che l'offerta è buona. Rosina, ma allora tu non hai capito chi hai su lontano? Ho capito, ma lui che cosa ci farebbe con la casa? Che so, magari la tira giù e ci costruisce un mega albergo sopra. Vedi che quello è uno che è capace di qualsiasi speculazione. E tu che c'entri con lui, scusa? Madonna, tanto gli devo dare un sacco di soldi. E ci sono stati momenti in cui non sapevo dove sbattere la testa. Non ci vendere niente. Sai quante volte ci ha provato per Zio Natale? Ma lui ha resistito sempre. Lo so, ma questo a me mi offre 200.000 euro, capito? Io che altra soluzione c'ho? Per la casa non lo so. Però la barca a me mi serve. E i soldi per comprarla tutti insieme non ce li ho. Posso darti un tanto al mese. E quanto? 50 euro. Va bene. Ma veramente? Ma sì, non sono questi che mi cambieranno la vita. Scimmia. Meglio se ci parlo io con Antonio, eh? No, fai parlare me. Rosina, io lo conosco. E poi l'ho presentato io. Ho capito, ma io non ho niente da perdere. Ma lei l'ha capito che qua non c'è nessuno che può offrire di più di Don Tano Giacomazzi? Sì, l'ho capito, ma non intendo vendere nulla a questo signore. Salvuccio, diccelo tu alla signorina. Un minuto e torno. Ma quando sono rossiste minne? A te, Enrico, che fai? Questi qua li vai a vendere a Porta Garibaldi. Hai capito? Va. Oh, ne scegli dopo. È astuta sta cosa. Salvuccio, ce l'hai detta alla signorina che Don Tano sarebbe pure disposto ad aumentarla l'offerta? Sì, immagino. Ma a mio nonno certa gente non piaceva. E nemmeno a me. Quindi siccome lei non ha altri acquirenti, per me questo accordo è sciolto. Altri acquirenti? No, signorina mia, guardasse che Don Tano è una persona conosciuta da tutti. Lo so benissimo come è conosciuto. Forse lei a me non mi ha capito. No, io ho capito benissimo. È lei che deve capire che si deve sciacquare la bocca prima di solo nominarla, certa gente. Tagliassi il capo. Mi, altri ce ne sono. Come altri? Levati tu. Rosina.
Compa, io te l'avevo detto che già l'avevo vista questa. La diva che fa un cinema indipendente. Ma chi sono sti cose? A domanda c'è Ida, a domanda c'è Ida. Su. Così. E chissà, Geo. Si vergogna. Senti, ma chissà, mamma non ci diciamo niente. E perché? Perché lo dico io e basta. E se no che fai? Mi dai legnata? Zitto, Nicolò, zitto te. Corri. Da lì a Rosina c'è. Dove? Là, là. Dove? Rosina. Scusa, aspetta. Scusa. No, non puoi parlare. Ma quale scusa? Aspetta un attimo e sistemiamo tutto. Senti, io ho fatto che importa. Allora? Non ho ammazzato mica nessuno, sai? È mica che mi ne punta. T'ho portato la macchina. Facchio. Rosina, aspetta. Ma che sei profondo? Buah. Non ne stai capendo più niente di Rosina, tu, è vero? Io mai ne ho capito niente. I femmine non si deve cercare di capirle. Sono come un mare. O un tramonto, per dire. Se la vuoi capire, l'hai a taleare. No, sentire. Mamma, vieni a pettinare. Mamma, va, giochiamo. Non dire niente a Nicolò che ho la telecamera, sennò si arrabbia. Vabbè. Mamma, ma che c'hai? Niente, niente. Che desidera, signora? Permanente e dei colpi di sole, però blu. Va bene. Desidera altro? Ah, sì, le mani, ce le ho rovinate. Sa, abbiamo la cameriera malata. Nicolò, fatti pettinare pure tu, dai! Non vedi come fare mai niente, tanto saccio come finisce. Chi tu, ti amminchionisci come a tuo pace. Siete tu picceriggi, ma io pazzo con matri con tutte le ah! Tu penso mi fai mettere a me. Papà, papà! La piccolina mia. Siamo di chi l'ha visto. Ce lo fa un sorriso a sua moglie che lo cercava? Bacino. Rosina parte. E viene tutte cose lontano. Avevi ragione, che te a dire? Eppure Ciurisse. E viri se puoi convincerla. E che faccio? Ci parlo un'altra volta, che dici? Se no... Se no? Se no niente, Angela. Non ti preoccupare. Casomai potrei chiamare a casa. Che vuol dire poteghiamo? Ma chi ava? E se mi vuoi aiutare, passami quella maglietta. E basta con questa cosa, spegnila! Ho fatto una promessa a Natale e la voglio mantenere, capiste? Ah sì? E che cosa c'entro io? C'entri, c'entri. Metti il filmino che dico io. Va bene, dai. Vediamo st'altra minchiata. Vedi laggiù.
di là si è buttata con la pesce. Ma lei non lo conosce. Ma come? Non lo sai chi è? No. Vieni, Nicolò, che vi racconto una storia. Vieni. Non preoccupare, il piumino lo faccio io. Da piccolo, con la pesce, se ne stava in fondo al mare e ci stava giorni interi. Ascoltava storie di paesi, foreste di corallo, di pesce giganti. Ne parlavano tutti quanti. E allora l'imperatore lo vuole conoscere. Vai e dimmi dove poggia la Sicilia. Ora partì, ma tornò scantato morto. Imperatore, 3 colonne reggono la Sicilia. 2 sono buone, però la terza tema. E perché 3? Perché è consumata da un fuoco. Come è fatto questo fuoco? Maestà, un fuoco non si può portare. Allora vuol dire che ti spaventi. Io mi spavento? Allora pure un fuoco ci porto. E se buttò? Aspetta e aspetta, cola. Non tornò più. C'è chi dice che Meschino morì. Altri dicono che arrestò un funno mare a reggere la Sicilia. Gioca, gioca, che tanto qua non faranno niente. Nessuno può fare niente in questo cimitero. E se qualcuno vuole combinare qualche cosa, se ne deve andare. Questa è la verità, altro che favole. Questa terra è mangiata dai vermi. Vada, è meglio una porra della maledetta! Dove vai, Rosina? Non esistono terre maledette, figlia mia. Dipende di te com'è la terra dove stai. Cerca la stessa unica e io voglio Porto Vecchio. Va bene. Stai bene. Mi hai fatto preoccupare. Andiamo. Ti ricordi dopo che sono morti mamma e papà? Tornavo a casa e tu non c'eri. Le prime volte mi pareva di impazzire. Poi l'ho capito che te ne scappavi qua a mozze e ti cercavo. Tu ti addormentavi e non sentivi manco le bombe. Una volta ti presi in braccio e tu ti svegliasti e mi fai: nonno, il paradiso dov'è? E io scimunito. Vedi il mare? È a Dabbana, dall'altra parte. America, bella pensata. Che cinema sta facendo? Lo posso vedere qua? Diceva sempre che era contento per te, sai? Facesti buono a parte, San Gomeno.
lontano dai brutti ricordi. Io glielo volevo dire che mi sentivo sola. Ma perché non ci sei tornata mai? Mi vergognavo. Invece lui sapeva tutto. Pensa che mi ha scritto. Non te li mandi i filmini. Mi scanto calassi tutte cose per colpa mia. E se poi torno, che fai qua? I sogni hanno un prezzo. Tanto sangue mio. Che oscuro è mezzanotte non può fare. Però, ma promettere, ma promettere che ai sogni tuoi non ci rinunci, se no chi ci resta di questa vita? Quando pare che ci sono mura lisce da salire, non si ci deve lamentare mai, si deve essere coraggiosi e aiutarsi chi mano e chi dente. Dopo la notte so che arriva l'alba. Sempre così è stato e sempre così sarà. Ci fu un problema. Ma vero mi vuoi fare morire? Sei mio, vero mi vuoi fare morire? Io mi ne vado, capisci? Un già faccio chiuri in pari sta vita. Pirizzi, che ci fu un problema. Come se non avevamo già abbastanza di problemi. Solo chissà ci mancava, guarda. Mio, la funda, vai qua. E poi sto cellulare. Sto cellulare si è mastutato. Ti chiamai tutta notte, sai, Bob? Tutta notte. Finire le batterie, va bene? Rosina, che ti sei fatta il bagno? Stai zitta. Allora, facciamo finta che sono cretina. Ti parlo in italiano così mi capisci meglio. In faccia me lo devi dire. Tu e Salvo, che cosa volete fare? Fare? Io e Salvo? Ma Angela, ma Salvo è tuo marito. Eh sì, casomai. Ma scherzi? Lui è innamoratissimo di te. Innamorato? Ma fammi un piacere, va. Ma fammelo tu il piacere. Ma lo vuoi prendere sul serio una volta tanto? A chi? A Salvo? Ma sei un picciriggio. Sei negato tutto sto tempo e non ti ha detto niente che se tu non ci dai la barca, noi finiamo col culo per terra. Niente ti ha detto. Veramente me l'ha detto. E a me perché non ha detto niente allora? Forse per evitare che io urlavi addosso. Io qui sta sono. Se dice che è innamorato, così gli piaccio. E tu ti piaci così? E tu? Ho deciso che ve la regalo la barca. Mia nonna avrebbe voluto così. Ma te lo ricordi dove stanno? Così e così. Stanno vicino a Zio Natale. Ti ci porto io. Rosina. Vito sono. Vito. Mi ave per assai che non ci vediamo. In effetti. Però sei rimasta precisa. Grazie. Ho saputo di tuo nonno, buon'anima. Meschino. Mi ricordo però che non mi poteva digerire, ma mi voleva bene. Se avessi saputo che eri qua, sarei venuto a farti le condoglianze di persona. Non ti preoccupare. E tu che ci fai qua al cimitero? Mio padre è venuto a mancare 7 anni fa. E oggi era il compleanno suo. Mi dispiace. Vabbè, cose che capita. Ma tu stai sempre in America? Eh sì, del resto. Ti fermi un poco. Ma veramente dopodomani riparto. Ero venuta per vendere tutto e ancora non ci sono riuscita.
però devo ripartire comunque. Ho dei problemi, degli incontri. Il regista qua chi è? Tuo figlio? No, che figlio? Lui è la mia bodyguard, no? Sì, sì, è vero. Anche Unghella Scongi l'hai detto per primo. Ma vendi pure la casa delle Saline? Sì. E l'unica offerta che ho ricevuto viene da Tano Giacomazzi. E io non l'accetto. Fai bene. Lo so. Solo che questo per me è un momento un po' delicato. Guarda che a me potrebbe interessare. Sì. Per la tua famiglia? No, no. Sapessi, in questi anni manco avuto il tempo di respirare, no? Sto da solo. Ma perché non ci vediamo a cena, stasera? Così parliamo un poco con calma e magari concludiamo prima che parti. Guarda che non sono più quello di 15 anni fa. Te lo ricordi com'ero? Sì? Eh sì. Ecco. Un'altra persona. Sono cambiato, Rosina, sono molto cambiato. Ho preso in mano la cantina di mio padre. Sapessi come l'ho fatta diventare. Certe volte per poter andare avanti si deve tornare un po' indietro. Io mi ricordo che Denico Vito era lagnoso di morire. Non ci credevo proprio che poteva riuscire a così. Sarò io al posto di Vito. Non ti facevo soffrire. Io ti sposavo. Ma è ricco, Vito? Non lo so. Ma ti piace? Ma quante ne vuoi sapere? Ma io posso entrare? Ma ci vuoi stare da sola? Ma certo che puoi entrare. Scendi. Ecco qua, abbiamo buttato giù quello che c'era prima, abbiamo rifatto tutta la bottaia. Insomma, di lavoro ne ho fatto, eh. Poi è morto mio padre, c'è stato l'assalto alla diligenza, del resto te lo puoi immaginare. Comunque adesso le cose vanno bene. Esporto i miei vini in tutta Europa e anche in America stiamo iniziando. Che dici, me la fai tu la pubblicità? Senti, Vito, l'offerta che mi hai fatto è un po' troppo bassa. Sono un po' in difficoltà. Non so come fare. Allora, Rosina, a me la casa piace. E io ti voglio venire incontro. Fammi fare altri due conti. Ma domani io parto, è un po' tardi. Dai, dammi almeno una mezz'oretta. Un'altra mezz'ora? Va bene. Guarda, compreso il magazzino, ti posso dare 350.000 euro. Che dici? 350.000 euro? Sì. Non male. Compreso il fatto che mi farebbe piacere se tu vivessi la casa. Io sono molto inteso di starti accanto. Mi fa uno strano effetto dopo tanti anni. Anche a me. Le tue labbra mi fanno uno strano effetto. Ah, sì? Sì. Come mai? Secondo te? Che si puoi? Successe? 350.000 euro. Sono tanti. Eh sì, amore mio, sono tante, sì. Ma se ci può fare il giro del mondo? Chi si chiamare? Ma con un'offerta simile che cosa devi decidere? Ma allora, si può fare sì o no? Sì, sì, si può fare. Buona? Molto buona.
Mio, ora si lancia. Stavo davvero buona, Fice. Mi sa che potremmo vendere. Ah, mio, mi pare che sì. Dice che è innamorato di me. Da tutto questo tempo. Ma chi? Sto Vito? È stato lui il mio primo fidanzato. Ah. Oh. Beato lui. Ai ai ai, da lì a come onche. Ma che si imbriaco? Madre mia, ma quale imbriaco, su? Tanta sta cosa. Su. Mi vergogno. Ma come ti vergogno, dai? Metti come un picciereggio. Ah, ma abito la mercanzia, picciereggio un bar. Che mi pigliassi per l'attrice famosa. Ah, madre mia, re, questa attrice famosa. Ma che ma fare, ca? Senti, ma ora il rosino parte la finemo? Ragione. Scusa. Per ragione? Scusa. Come, non ho capito. Scusi. Come? Vediamo tutte cose qua, ma mi vedete tutta roba di... Ma... La studaste? No. Perché dopo ne viene, non so. Ma finisce. Finisce, la va. Ciao Rosina mia, il suo messaggio è perché te ne vai in America e forse non ritorni più. Allora ho pensato, guarda, queste sono tutte le cose che ho fatto io. Film su di te, come avevo promesso a zio Natale. Come vedi, il cinema si può fare anche in Sicilia. Te le do le cassette, in modo che ti ricordi di Marsala e di me. Io ci tengo a te, ci tengo molto. Forse mi sono innamorato di te. Se aspetti che cresca un altro po', ci fidanzeremo. Ciao, Rosina mia. Un bacio. Pronta? Rosina? Eh? L'aereo non è che ti aspetta. Ah, sì, sì, pronta. Rosina, ricordati che in America non ci possono essere mai tutto l'amore e le cose belle. Lasse resta banna. Ti posso lasciare le chiavi di casa? E mi innaffieresti le piante. Va bene, va bene.
quello che faceva Gesù che porta la croce? Pareva ubriaco, sai? Tutti dicevano, mi, che bravo, pare vero. Precisa signore. Sì. Guarda, guarda Valentina, c'è la Madonna. Facci ciao. Ciao. Bye bye. Ma se non ci sei andata a provino, perché dormi in America? Perché voglio vedere se riesco davvero a fare l'attrice. E se non ci riesci? Sai, uno si può anche svegliare e cambiare sogno, no? Magari resto qua. Trasformo il magazzino in un ristorante. E ti sposi con Vito? E chi lo sa? La vita è strana, sai? Mi scusi, ci posso dire una cosa? Certo, dimmi. Ma lo farebbe un autografo? Un autografo? Dammi, va. Come ti chiami? Gianluca. Vieni. Grazie. Ciao. Ancora le riprese del film stai facendo? Sì, sì. Però un film era un'altra cosa. Avevi ragione che così non si può fare. Invece fai bene. Bravo. Hai la testa dura. Sa che mi pareva che era morire. Invece guardate questa banna, la vita pare una cosa leggera, leggera, che non vede l'ora di cominciarla un'altra volta. Questo mio viaggio è in fondo, se giungerò dove il tramonto è rosso intenso e sarà un posto che mi aspetta già. Sola cammino e io sola amerò, tutta la vita non mi basterà, da una lattina accettata berrò. La mia speranza è uguale se paura proverò, tutta la vita sfugge in un attimo, coraggio mi farò pensando che farò, nella mia casa ritornerò, colorerà.